piano piano mi sono caricata, però vedevo, sentivo più che altro il fiato delle altre ragazze e io mi sentivo ancora pronta per buttare tutta l'energia che ho fatto. Insomma, una grande gioia e c'è ancora qualcosa da fare. Sì, questo è sicuro, è la prima Olimpiade, è la prima esperienza con i grandi e diciamo che tutti arrivano pronti in Olimpiade, soprattutto i più forti. Mi sono caricata tantissimo a correre vicino a loro prima nel riscaldamento e ho detto o la va o la spacca. Bravissima, ci rivediamo presto. Grazie mille, ciao a tutti, buona serata. C'è Caroline Grøvdal all'esterno, pur con la spalla sinistra un po' incurvata all'interno, quasi a mo' di Torre di Pisa. C'è Eilish McColgan, la ruandese, che chiude il gruppo. E nel mezzo, diciamo decima, undicesima posizione, Nadia Battocletti. C'è un contatto con l'australiana che le stava, non suo, dell'australiana che le stava davanti. Stanno andando eccola piano, qui, Grøvdal. Per i tempi di recupero stanno andando piano. Grøvdal. Penso che a Nadia non dispiace andare a un ritmo abbastanza lento. Ma dopo devi arrivare tra i primi 5. 6.06 è il secondo chilometro. Si può ancora fare. Con il finale sempre che avendo punti di riferimento, e questa è una cosa importante. Niente, la McColgan ha preso una chiodata brutta e si ferma. Personaggi importanti, molto bene l'azzurra, qualcuna di queste quattro non sembra avere la brillantezza di Nadia Battocletti, che prova ad allargarsi. Le cinque vanno in finale, guarda, Budazzegaard eccelle le cinque, brava Nadia Battocletti, ci siamo, brava. Ci siamo, molto molto brava bene, prime tre. Attenzione sì, al tempo, grande. E fa il primato suo, sì. Splendida gara, primato di Nadia Battocletti, con una condotta dal vero entusiasmante proprio per abilità. La ragazza è, dal punto di vista della, ecco, queste sono immagini di Rai Sport con Nadia che affaticata poi si accorge e pronta, vediamo se arriva che il brava. Tempo e poi girerò la linea a Tommaso Mecarozzi. Splendida gara di Nadia Battocletti, che al primo assaggio di giochi olimpici porta a casa il suo primato.